È iscritto a parlare il senatore Iannone per 10 minuti. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Sul provvedimento in discussione in realtà ci sarebbe poco da dire nel merito se non fosse per il fatto che la figuraccia definitiva che l'Italia ha rischiato era stata da noi ampiamente annunciata quando è stata approvata la legge delega e quando si è consumato lo scontro che è ancora in essere tra quella che è la visione dell'autogoverno dello sport rispetto al controllo pubblico di chi mette le risorse. Ci sono molte considerazioni politiche da fare, tuttavia rispetto a quello che è il momento che vive lo sport italiano nella grave crisi che ha comportato la pandemia. Parliamo di una rappresentazione sociale che investe l'attenzione di milioni di italiani. Parliamo di un settore, forse uno dei pochi settori del nostro Paese, che è ancora in grado di produrre grandi numeri di partecipazione. Parliamo di un settore che è stato spesso sottovalutato e che nella nuova configurazione del Governo viene addirittura ignorato nella possibilità di poter rappresentare le proprie esigenze, le proprie istanze e di avere un confronto che sia costruttivo ma anche risolutivo rispetto alle problematiche storiche e rispetto, come ho detto, al momento drammatico che si vive. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo subito sottolineato e denunciato che la mancanza di un ministro allo sport e, come abbiamo verificato successivamente, addirittura la mancanza del conferimento di una delega ad un rappresentante per quanto riguarda le politiche dello sport rappresentava un gravissimo vulnus del nuovo governo. Abbiamo subito come Parlamento anche una gravissima mortificazione in Commissione. Vedere approvati i decreti legislativi senza il parere, seppur consultivo, della Commissione ha rappresentato un primo schiaffo. Vedere oggi venire in aula questo provvedimento senza il relatore, senza la possibilità di votare gli emendamenti in commissione, la dice lunga su quello che è l'atteggiamento che si porta avanti e anche le difficoltà che ci sono all'interno della maggioranza, che evidentemente sente il bisogno, come ci è stato comunicato dal sottosegretario in commissione, di porre la fiducia sul testo base. Eppure la settima commissione del Senato ha dato dimostrazione, e voglio ringraziare i colleghi che ne fanno parte, di essere capace di confrontarsi e alcune volte anche di venire fuori con un atteggiamento unitario rispetto ai problemi che riguardano le nostre materie di commissione, sulle quali dovrebbe essere più facile trovare delle intese nell'interesse dei mondi che rappresentiamo, seppur nella legittima e, aggiungo, sacrosanta diversità di visione culturale che ognuno di noi, i rappresentanti dei gruppi, possono avere e, dico, debbono avere. Giungiamo ad un voto di fiducia. Io lo ritengo assolutamente ridicolo. Un governo che ha il 90% del Parlamento deve mettere su un provvedimento come questo il voto di fiducia.
Siamo al terzo provvedimento che viene in Senato e il governo Draghi si avvia già a consumare un record. Due fiducie su tre provvedimenti. La dice anche lunga sul pensiero unico che vuole dominare questa fase che vive la nostra nazione, con un partito, Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione, che tuttavia si sforza quotidianamente di portare proposte, di fare un'opposizione patriottica, e anche al cospetto del nostro atteggiamento propositivo ci viene vietato, letteralmente vietato, di dare il nostro contributo. Riteniamo scandaloso che oggi si consumi in poche ore questo voto di fiducia su questo provvedimento, che l'Aula non continuerà a lavorare nel pomeriggio e nella giornata di domani. Avevamo chiesto di calendarizzare una mozione sul cashback. Sono 15 giorni che chiediamo di calendarizzare questa mozione e neanche questo si può fare e si deve fare. E allora quale idea di democrazia anima il governo e la maggioranza? Dalle prime uscite, dalle prime battute, ci sembra assolutamente un'idea vuota, totalizzante, che peraltro ignora quelli che sono i problemi vivi della nostra nazione. E ritorno al discorso dello sport. Le manifestazioni che si stanno consumando fuori ai palazzi ci danno una rappresentazione drammaticamente triste di quello che vive questo mondo. Un mondo che ha come suo fatturato la passione e che è stato abbandonato a se stesso da un governo che evidentemente non ha una visione, non ha una visione univoca, un governo che non ascolta le istanze. Ieri alla Camera il nostro partito ha portato un emendamento per fare in modo che piscine e palestre in zona gialla, sottolineo in zona gialla per chi volesse strumentalizzare, possano lavorare. È stato bocciato, aggiungo, sarebbe passato se chi si è sempre detto favorevole a questa soluzione non si fosse astenuto, e vi assumete una grave responsabilità rispetto ad un mondo che è stato lasciato solo e che non ha ricevuto indennizzi significativi e ai quali si continua a dire domani vedremo, non potete lavorare e domani vedremo. Allora, rispetto a questo, noi vi diciamo con grande chiarezza che Fratelli d'Italia ci sarà sempre quando le decisioni saranno a favore del corpo sociale di cui il provvedimento parla, di cui il provvedimento tratta. Ma con questo voto di fiducia di oggi confermate che il governo Draghi è un governo dai piedi d'argilla. Grazie.